Malaga è una città spagnola dell'Andalusia con circa 561.000 abitanti. Si affaccia sul Mediterraneo e si estende sulla Costa del Sol a poco più di 100 km dallo Stretto di Gibilterra. La Costa del Sol è formata da diversi e antichi paesi di pescatori che, per le loro belle spiagge, si sono trasformati in uno dei centri vacanzieri più grandi della Spagna. Malaga, cullata tra il mare e i monti, ha una storia millenaria. Fu fondata dai Fenici e il suo porto restò importante negli anni anche all'epoca dei Greci, dei Cartaginesi e dei Romani. Nel 711 cadde sotto la dominazione araba e nel 1487 fu conquistata dagli eserciti cristiani di Ferdinando il Cattolico. Sulla collina che domina la città sorgono la fortezza araba dell'Alcazaba in cui risiedevano i sovrani, oggi sede di un importante museo, e il castello di Gibralfaro, di origine fenicia, godere una magnifica vista sulla città e sulla baia sottostante. Il più importante monumento di Malaga è la cattedrale in calcare bianco, progettata in stile gotico e seguita nel tempo da più architetti, ma restata purtroppo incompiuta. Le manca infatti la torre di destra, come si può vedere da questa foto, e al suo interno sono da ammirare il coro con gli stalli in legno delle Indie, le statue dei santi e le ricche decorazioni delle cappelle. Ad ogni momento. Malaga è anche la città in cui nacque il famoso pittore Pablo Picasso. Dobbiamo arrivare. Minuto 1. Un cimitero privato. Il cimitero protesta. Árbol más viejo de toda la provincia che ogni casa ha, appartenendo alle famiglie ricche della città, ogni facciata è diversa dall'altra. Ecletticismo. Neogotico, neobarocco, neoclassico. Neoclassico, neobarocco, neogotico. Guarda gli orari e nel libro dei record Guinness. In un certo momento dalla stessa, per ritrovare la strada giusta, lascerò briciole da pane lungo il sentiero, così tornate in pullman sani e salvi. Pollicino. Adesso. Il castello di Gibralfaro domina dall'alto la città e il porto di Malaga. Fu costruito sopra ad un antico faro fenicio per ospitare le truppe e per difendere il vicino forte Alcazaba dove risiedevano i sovrani arabi di allora. Le due costruzioni sono collegate fra loro da una lunga muraglia. Siamo qui. Entonces, vamos a tener la oportunidad de sacar la foto, la foto de la Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros se construyó en 1874. Plaza de Toros è una imponente costruzione architettonica. Un anfiteatro che più semplicemente può essere chiamata arena, dove vengono fatti degli spettacoli con i tori o corride. Fu costruita nel 1874 ed ha una capacità di 14.000 persone. Vi si trovano nel suo interno delle stalle per i cavalli e i tori, un recinto per la prova dei cavalli, una sala per i toreri, una infermeria ed un museo taurino.
tiene escapatoria puede salvarse. El toro. El tema del agua ahora de algarrobas me siguen. Fui a una carruba, esto es una algarroba. Lo portato da casa, me la he traído de casa. ¿Vale? Bien. En Sicilia, después de la Segunda Guerra Mundial, se hacía chocolate. Si faceva chocolate in Sicilia dopo la Seconda Guerra Mundial. Si da la mancanza. Granada es un símbolo ebreo. Abundancia, riqueza, diversidad. La mera grana. Il problema non è una critica, è soltanto un fatto storico. D'accordo? In Andalusia, in Andalusia, tuvimos un califa, avevamo un re, un califo, che se supone che è il che más concubinas tuvo de la historia de España. E aveva un consulente alimentare che diceva che per poter accontentarle tutte doveva avere una spremuta di mela grana di turno quando si alzava di mattina. Se volete provare, caloria. Decía mi abuela, diceva la mia nonna, todo lo bueno de comer de esta vida o es pecado, o engorda o está prohibido. Sí. Pero un pecado de vez en cuando vale la pena, hemos venido aquí a cometer pecado, ¿o no? Como diceva la mia nonna, tutto quello che è buono da mangiare in questa vita, o è peccato, e divieto fa ingrassare. Ma un peccato di tanto in tanto vale la pena. Siamo venuti qui per commettere peccati, non è vero? Lo più importante. Dietro la chiesa, il seminario, tenuto dai francescani minimi, San Francesco di Paola. Detrás de la iglesia de la Victoria, a la derecha, está el seminario. Quando Picasso era bambino giocava in questa piazza, cosa vedeva? Colombe. Gli stanno interrati qui in la cripta. Allora dirvi che questo obelisco precisamente rappresenta le persone che hanno voluto la Costituzione che veniva voluta da Roma. Sono stati ciclati per questo. Sono 49 persone che si portano. Ma però tutto ai quali Picasso è stato battezzato, quiero ustedes saber todos los nombres con los cuales Picasso fue bautizado. Siéntense, por favor. Sedetevi. Lo digo en español. ¿Cómo dices? Que nos contase el nombre. Vale. Pablo. Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Crispín Cipriano, María de los Remedios de la Santísima Trinidad. Son tanto pueblo, solamente eso. Y seguite, vamos, el único de los dos que hay. El segundo nunca fue hecho. Por eso la catedral se llama la Martín, el Palpinotorno. Colete, Catamarca. Al final estamos todos en el mismo. Gracias. Italiani, per favore. Allora,
Vengo subito. Por favor, el flag. Señor, flag. Por favor, ¿eh? Pueden tomar fotos y el flag. Allora, non potete scattare fotografie col flag, d'accordo? Se no dopo mi picchiano a me. E vorrei dire che la moschea è stata sostituita poco a poco da questa cattedrale. Si impiegarono 300 anni a costruirla e rimase incompiuta. Allora vogliamo percorrerla, ma prima di farlo dirvi quali sono le misure della cattedrale, che sono 110 metri di lunghezza, 55 di larghezza e 42 di altezza. L'altezza che tra la porta principale e il Santissimo, l'altar dove sono stati gli spagnoli, come a Napoli per esempio, ci sono alcune chiese che hanno coro in mezzo. La prima volta è stato il coro locale, che era allievo di un famoso Rubens, che fece un quadro come questo, che si trova a San Pietroburgo e che è nell'Hermitage, nel museo. Il suo allievo ha riprodotto quest'idea. E allora qui nel quadro, dove Rubens era così importante la luce come il colore, ha fatto entrare la luce scorrendo il tavolo fino a Gesù. Tutti i personaggi sono sdraiati quasi come cuscini, mentre che Gesù è verticale, dritto, seduto, mentre che c'è stato il famoso lavatorio dei piedi da parte di Maria Maddalena. Gesù vestito di rosso, perché il rosso è il colore dell'amore, della violenza, della sofferenza, della sensualità. E potrei finire qui, ma voi altro. E vediamo come precisamente quell'uomo è il donatore, quello che pagò il quadro. Dietro abbiamo uno in capello rosso, quello è autorritratto, è il pittore lui stesso. E qual è la relazione tra i due uomini? Lo sta dicendo il cane, ma il cane sta guardando verso Gesù e Maria Maddalena, perché se prendessimo un libro di simbologia, cane uguale amicizia, ma soprattutto a fedeltà. Una è ambigua la questione, ma da una parte e dall'altra. Amicizia, fedeltà. Proseguiamo. La luna ai suoi piedi è in capite duodecim stellarum, ossia in italiano è in testa una corona di 12 stelle. Ecco da dove viene, da dove vengono le 12 stelle della bandiera europea, dalla corona dell'Immacolata. Proseguiamo, perché lì il Santissimo è presente. Questa cappella invece è di 1777, già alla fine del processo costruttivo architettonico della chiesa, 300 anni di costruzione. Nella nicchia principale, 25 marzo, viene rappresentata l'Annunciazione, perché questa è la cappella dell'Incarnazione, che è il nome della cattedrale, l'Incarnazione. Prima l'Annunciazione, dopo l'Incarnazione. E allora, per voi italiani, per esempio, possiamo dire che il modo di rappresentare l'Annunciazione non è corretto, perché è stato nell'arte paleocristiana, nelle catacombe di Roma, a Priscilla, dove per la prima volta si rappresentò l'Annunciazione, in un affresco. Maria a destra, leggendo la Bibbia, da 250 anni di differenza tra una e l'altra. E questa è gotica. E questa pala d'altare si trovava tra le colonne della moschea all'inizio, quando la moschea venne consacrata come chiesa. Se conoscete una signora che si chiami Barbara, eccola, questa è la pala d'altare, la cappella di Santa Barbara, 4 dicembre, protettrice dei pompieri, dei minatori, di tutti i mestieri che fanno rumore. Perché, degli artiglieri. Degli artiglieri, perfetto, per quello il canone. E possiamo, prima della guerra, che scoppiasse la guerra civile, 1931, gli anarchici hanno bruciato questa cappella, come lo fecero altri conventi, altri monasteri, altre chiese. Dunque abbiamo dovuto portare una pala d'altare da fuori per sostituire quella che è sparita. Allora, lì abbiamo San Francesco,
sopra il quale abbiamo una famosa signora che è il settore femminile dei francescani. 11 agosto era amica sua, e si chiamava Santa Chiara. Santa Chiara. E le Clarisse. E qui abbiamo sempre in Spagna la tradizione, come da voi, il famoso quadro della cattedrale di 1887 Enrico Simonet, che era un pittore locale di Malaga che è andato a Roma e visse in un seminario e ogni anno doveva dipingere un quadro per la curia, per il papa, ma non si fece mai pagare questi quadri e per quello il quadro, uno dei tre, si trova qui, l'ultimo che fece. E questo quadro, dove quello che è importante è la luce, non il colore. Il colore non ha nessuna importanza, è la luce che invade un quadro dalle nuvole, dal cielo fino alla testa di San Paolo, di Saulo di Tarso. Dunque, il 29 giugno a Roma, in un foro, quello di Nerone, ebbe luogo la decapitazione di San Paolo. Per quello San Paolo, se San Pietro rappresentato dalle chiavi, San Paolo è rappresentato dalla spada. Le vediamo di qua. Tre fontane, un piede. Madonna del Rosario, 7 ottobre, per il quale litigano due ordini religiose, a sinistra sono i francescani e a destra sono i domenicani. Santo Domenico di Guzmán, che è sepolto a Bologna nella chiesa omonima, e che precisamente sono i domenicani a creare il Sant'Uffizio dell'Inquisizione, Canes Domini, e precisamente con Umberto Eco, e precisamente la parola barocco proviene dal toscano, barocchio vuol dire illusione, inganno, che la fece Michelangelo quando aveva 20 anni. È l'unica opera michelangelesca a essere firmata da lui, il resto no, l'unica. Sul tetto della Madonna a San Pietro, domenica, dove noi eravamo seduti, e le due porte la... Allora, adesso andiamo a vedere l'Alcazaba, che è in salita. Verso le 5:30 più o meno, 5:25, passerò da qui. Così se qualcuno uscisse per qualsiasi motivo ci aspetta qui e io vi porto in pullman a 5 minuti a piedi da dove siete. Ed eccoci in visita all'Alcazaba, la fortezza araba in cui risiedevano i sovrani musulmani, oggi sede di un museo. La fortezza, come già detto, era unita al castello di Gibralfaro, visto poco fa, da una lunga muraglia. Ora, sono i berberi, erano con l'Egitto, dalla Siria. Allora, quella era la fortificazione militare, questa era la fortalezza militare, difesa, come un palazzo, tutto lo alto, utilizzarono la struttura esteriore, hanno usato la struttura esterna, seguendo questo sendero che tiene per arrivare a casa. E poi utilizzano il teatro romano che hai allora. Entonces vamos a entrar dentro del palacio de 1300, pero siempre tiene un uso que pensar por reprodurre alcune delle stanze e cortili della Alhambra di Granada. Questo è un abbozzo, questo non aveva nessuna funzione che naturale vitale. Esse, precisamente esa alberca no tenía una función. Le stoviglie giù, come i vasi che si usavano per
usarli ad altri vasi molto resistenti, che si facevano gli scuri di corda secca, da qui proprio alla prima di Malaga, di cose venia a comprare a me. Il soffio, vale, gli antoni, aveva tre tipi di mercato, c'erano tre tipi di mercato, c'era il mercato popolare, fuori, estramuri, c'era il mercato della città, adesso, e c'era il mercato di lusso, che si chiamava Caesaria. Per esempio, se andate di Istanbul, il Gran Bazar. Entonces, tenemos sea el mercado. Questa statua raffigura l'architetto che, amante dell'arte e mecenate, fu uno dei promotori per il recupero di questa fortezza, per la quale dedicò gran parte della sua vita. Ciao Malaga! Ci dirigiamo ora verso l'Italia e precisamente verso l'isola di Malta. Señoras y señores, bienvenidos a esta demostración.
questo non ha. Quasi voglio un punto per te. Poi va. Thank you.
Causa mare mosso e forte vento non è possibile entrare in sicurezza nel porto di Malta, pertanto la sosta prevista è cancellata e la nave dirigerà su Palermo, dove rimarrà ormeggiata dalle ore 8 alle ore 14. Oltre a fare un percorso nell'interno della città di Palermo, andremo fra un po' a visitare la città di Monreale, che si trova a 5 km di distanza più a sud. Il castello Uttoveggio, che è stato edificato nel 1927, è inizialmente progettato come hotel di lusso, poi divenuto sede dei soldati nel periodo delle guerre, e oggi è la sede di un istituto, dell'istituto Ceristi, che è un istituto di alta formazione per formare, preparare i manager o anche per fornire dei corsi ai funzionari che appartengono alla pubblica amministrazione, anche sede di congressi internazionali. E poi vi parlerò anche meglio di questo monte, di Monte Pellegrino, perché è il monte della nostra santa patrona, poi ne parliamo un poco meglio quando arriviamo in cattedrale a Palermo. Sensibilità Rex, Rex ist ein Berg, das ist der schöne Berg Pellegrino mit dem Schloss dort. Das Schloss ist das Schloss Uttoveggio, 1927 als Luxushotel auf die Beamten von der öffentliche Verwaltung, Aussitze von internationalen Kongressen. Quartiere dove vi è la maggiore densità di popolazione, che è il quartiere denominato Politeama Libertà. Politeama deriva dal nome di un teatro, che è il teatro Politeama Garibaldi, che vedremo a breve, e Libertà invece proviene dal nome di una strada, la più elegante della città, è la Via della Libertà, che è stata progettata in un anno di governo libero, il 1848, quel periodo, dopo quell'anno, e questo fino al 1860 con l'arrivo di Giuseppe Garibaldi e poi l'Unità d'Italia l'anno successivo. Ecco a sinistra il teatro Politeama Garibaldi, vedete la facciata principale a breve con tanti colori differenti che ricordano le case di Pompei, parliamo dello stile neoclassico con la forte influenza dell'arte romana proprio da Pompei, dagli scavi di Pompei. Il teatro fu edificato in quel periodo quando appunto si scavava a Pompei, e quindi l'architetto Damiani Almeida era molto interessato a riprodurre proprio in questa facciata gli elementi tipici dell'arte romana. E sul lato destro si apre questa lunga arteria che è la Via della Libertà, un'area particolarmente residenziale, anche una zona ideale per lo shopping. Il teatro Politeama è stato costruito con molte pause nei lavori per problemi economici e amministrativi comunali. In realtà era nato come arena diurna all'aperto destinata al popolo, con uno spazio per 5.000 persone, e alla sua inaugurazione nel 1874 l'edificio non aveva ancora una copertura. Il suo ingresso è formato da un arco di trionfo sormontato da un cocchio trainato da 4 cavalli con sopra un dio Apollo in bronzo. Attualmente, sempre per mancanza di fondi, la sua struttura è molto degradata. Qui vicino c'è anche il Teatro Massimo. Terzo in Europa. Con la superficie di 7.740 metri quadri, il teatro fu edificato dopo il Teatro Politeama Garibaldi, sempre in stile neoclassico, ma questa volta con la forte influenza dell'arte greca. Vedrete la facciata principale, simile all'ingresso proprio di un tempio. Per costruire questo teatro fu adoperata per la prima volta una gru ideata dal costruttore architetto Mario Rutelli, che veniva azionata da un motore a vapore e un ingegnoso sistema di pulegge, carrucole e cavi che poteva sollevare a 22 metri d'altezza grossi massi, capitelli e colonne fino
a 8 tonnellate di peso. Esiste da Fritz in Europa, nach dem Pariser Operahaus Garnier und nach dem Wiener Hof Open House. Das ist schön, ne? Der Eingang mit diesen Säulen, das ist ein bisschen wie der Eingang von einem Tempel der griechischen Kunst. Sie sehen rechts und Tate con dei leoni e due donne che rappresentano la lirica e la tragedia, questa bella allegoria. Ecco l'ingresso principale. Adesso raggiungiamo il centro storico, poco, dei primi anni del 1600. La via si chiama Maqueda, progettata durante il governo proprio del viceré Bernardino de Cardenas, il viceré proprio Duca di Maqueda, ecco perché il nome. Questa è una delle strade più ampie del centro storico, poi le altre sono stradine, vicoletti, anche se poi ne vedremo un paio un po' più larghe. Poi sul lato destro vedrete una piccola stradina che vi consente di ammirare la bella piazza del municipio con la famosa fontana pretoria, una bellissima fontana proprio dove sono i taxi, in questa viuzza sul lato destro, ecco la bella fontana pretoria con la facciata principale del municipio. Brunnen Pretoria, folle von Schönenstatuen aus weißem Marmo aus Carrara, Vader Brunnen wird von a riuscire ad ammirare alcune barche a vela dove vi è il piccolo porto adesso, il primo quindi della città, che oggi si è ridotto a una cala, viene definito proprio così. Wir fahren noch gerade aus und wir reisen jetzt von den Phönizier weiter auf ganz tief und deswegen wurde Panhormos genannt. Das griechische Wort bedeutet ganzer Hafen. Ora attraverso questa porta, la porta Felice, raggiungiamo la passeggiata a mare. Wir reisen jetzt durch das Stadttor Felice, diese schöne Straße direkt am Meer. Mit dem Blick von mir auf der linken Seite. Adesso sul lato destro ammirate nuovamente la porta, alcune parti delle mura, delle fortificazioni che proteggono il centro storico e alla destra di queste fortificazioni le facciate di alcuni palazzi nobiliari, tra cui il Palazzo Butera, si riconosce, bellissimo, del periodo tardo barocco. Più avanti vedrete anche un palchetto della musica, un quartiere che si apre alle spalle, che è un quartiere molto antico, il quartiere della Calza, che risale al periodo della civiltà islamica. Nell'830 Palermo fu conquistata dai musulmani e questa era la zona dove vi era il castello dell'Emiro, la fortezza Al-Khalisa, questo è il termine, da cui poi ha preso nome il quartiere La Calza. So, wir sind genau hier, wo diese schöne Straße sich befindet, mit dem Blick rechts vom Parkett der Musik, von den ehemaligen Festungen der Altstadt, mit einigen Fassaden von Häusern, die zur Spätbarockzeit die Häuser der Adelsfamilie waren, heute mit unterschiedlichen Eigentümern. Und auf der rechten Seite ist der Eingang Amen 830. Die Insel wurde tatsächlich von den Muslimen erobert. Wohnt der Emir genau dort mit einem Schloss. Der Name von Viertel Kalsa kommt aus Al-Khalisa. Das Schloss war von Emir dort. Und links ist der schöne Garten mit dem Blick von Meer. Ed ecco a sinistra invece ammirate questo giardino con la vista del mare. Ora svoltiamo e vedrete tantissime belle varietà di piante tra il giardino che si apre proprio ad angolo qui di fronte a noi, la Villa Giulia, il primo giardino pubblico della città, e poi l'orto botanico che vedrete a seguire proprio con le sue strutture. Poi vedrete anche l'orto botanico, vi dicevo, molto ampio, anche questo dello stesso periodo del giardino di Villa Giulia, seconda metà del 1700.
è molto ampio, con circa 10.000 varietà differenti di piante provenienti da tutto il mondo, che qui crescono in maniera imponente, diventano proprio dei monumenti, quasi grandi piante che noi definiamo proprio monumentali. In questo periodo c'è un evento particolare qui all'interno dell'orto botanico, spesso vengono organizzati eventi proprio per dare la possibilità di ammirare delle piante rare, anche provenienti da altri orti botanici. Parti interessanti della città, ora proseguiamo per raggiungere la circonvallazione che ci porterà a Monreale. Percorreremo altre strade anche del centro storico, ammireremo anche una piazza molto importante. A breve sul lato sinistro vedrete invece la facciata principale della stazione centrale di Palermo. Mit einer Statue in der Mitte von Platz, das ist die Statue vom ersten italienischen König nach der Vereinigung Italien, den Eingang, das ist aber der von den ersten Jahren vom 20. Jahrhundert, von der Zeit von Mussolini. Proseguendo nel nostro tour, a breve avremo modo di ammirare una delle stradine che conducono al famoso mercato di Ballarò, oggi è divenuto famoso anche per la famosa trasmissione televisiva. Il nome Ballarò proviene da un'espressione araba, Suq al-Ballarà. Ballarà era un piccolo villaggio di contadini situato proprio vicino a Monreale. E proprio da questo villaggio, nel periodo medievale, nel periodo anche della civiltà e della religione appunto islamica, i contadini portavano a Palermo i loro prodotti, quindi frutta e verdura, e cominciarono a creare il famoso Suq, il mercato appunto della frutta e della verdura. Oggi è molto profondo il mercato di Ballarò e ancora vi sono delle tradizioni risalenti a quel periodo, tra cui la famosa bagnata, è un termine siciliano che indica il modo tipico di gridare a cantilena, quasi come riproducendo una musica, dei rivenditori per attirare le persone, l'attenzione della gente verso le merci che sono in esposizione sulle bancarelle. Insomma, ne damen und Herren, wir fahren gerade aus und die Produkte des Landes wie die Zucchini, der Rinsen, diese lange grüne Gemüse. Avete riconosciuto le zucchine siciliane, queste lunghe, le nostre zucchine, forse molti conoscono quelle genovesi, qui sono anche famose le nostre zucchine siciliane. Sento una porta sul lato destro, Sensi bitte in Stadt Toarez. Der mittelalterliche Zeit, la porta di Muslina auf Sizilien waren und dort von dort wurden die Produkte des Landes bis Palermo gebracht und der Markt wurde geschaffen mit allen Produkten von der Landwirtschaft, mit Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch zusammen. Und dort sind noch viele Traditionen typisch der arabischen Bevölkerung, wie die typische Weise zum Schreien. Die città era completamente circondata da mura con numerose porte che si aprivano. Oggi sono rimasti i resti di alcune parti, a breve ne vedrete un'altra. Poi più tardi vedremo invece una porta monumentale che ci consentirà di raggiungere la cattedrale di Palermo quando torneremo. Wundern miti del periodo arabo-normanno del XII secolo con queste cupolette rosse. E di fronte sono le strutture dell'antico Palazzo Reale, oggi definito Palazzo dei Normanni, sede dei Normanni, del re Normanni, quando conquistarono Palermo nel 1072, poi divenuto sede di tutti i re e dei viceré che governavano la Sicilia, e oggi è la sede dell'Assemblea regionale siciliana del Parlamento, sapete, insomma, regione a statuto autonomo dal 1947, con questa autonomia parziale che insomma ci consente di legiferare. Senti, auf der rechten Seite ist der schöne Palast mit so vielen Schülern, es gibt ja die Ausflüge,
Der Palast ist heute der Normannenpalast, so genannt. Das war der Sitz von heute. Heutzutage ist der Sitz vom Parlament der Insel. Die Insel von Sizilien ist eine Insel, eine der 20 italienischen Regionen. Aber diese Regis Regalis, il Monte Reale, il monte del re Guglielmo II, che fece fondare, che fondò la città di Monreale a partire dal 1174, e lì fece edificare la bella cattedrale che visiteremo insieme. Giallo, pieno di sabbia, e poi la sabbia arriva ovunque. Definito questo grande giardino, questo parco, una riserva di caccia nel periodo dei re normanni. Il termine paradiso che ho utilizzato in realtà non è completo, perché il termine preciso è paradiso sulla terra, e il paradiso sulla terra è la traduzione di un termine arabo, genoardo. Genoardo lo dico in italiano, ecco, genetalard in termine, l'espressione araba, il cui significato è proprio paradiso sulla terra. Era un bel parco di caccia dei re, proprio riguardo a Monreale vi è una piccola leggenda che racconta di un giorno in cui il re Guglielmo II, arrivato qui in questo parco, comincia la sua attività di caccia. Dopo un paio d'ore decide di riposarsi, stanco delle fatiche della caccia, trova un carrubbo e riposa sotto l'ombra del carrubbo. Si addormenta, in sogno appare la Madonna, la quale indica proprio sotto il carrubbo un luogo dove scavare, perché lì sotto vi era, secondo appunto questa particolare indicazione della Madonna, un favoloso tesoro. E la Madonna chiede al re di edificare la cattedrale con questo tesoro da dedicare proprio a lei, alla Madonna. Questa bella leggenda che appunto riguarda il paradiso sulla terra, riguarda anche la fondazione un poco di Monreale, l'idea di costruire poi quella splendida cattedrale. La diocesi di Monreale è molto ampia, copre una superficie di circa 100 chilometri, così tanto per avere un'idea. E questo risale anche al periodo normanno, quando Guglielmo II decide di nominare il nuovo arcivescovo a Monreale e di conferirgli ampi poteri, con moltissimi territori, proprio per diciamo sconfiggere lo strapotere dell'arcivescovo di Palermo, che voleva fin troppo prevalere sul re. Ecco perché la decisione anche di creare il nuovo arcivescovado di Monreale. Der Erzbischof von Monreale war und ist noch heute ganz wichtig mit einer Tun. Automaticamente si spengono. Voi dovete premere il tasto rosso a lungo e lo riaccenderete in questo modo. Comunque noi cominceremo a utilizzare gli auricolari quando saremo proprio davanti alla facciata principale della cattedrale. Per raggiungere la cattedrale dal parcheggio avete due possibilità. Una possibilità è di andare a piedi, potrete seguirmi, io vi indicherò la strada, seguendo appunto la paletta col numero 48. Vi sono dei gradini, poi vi è una strada, la via Torres, e poi sul lato destro si apre la piazza principale, circa 10 minuti a piedi. L'altra possibilità. La città è situata sul Monte Caputo, a 310 metri sul livello del mare. Avrebbe avuto origine da un antico villaggio arabo. Poi i normanni la conquistarono intorno all'XI secolo e il loro re Guglielmo II, detto il Buono, era solito venirci per riposarsi dalle fatiche della guerra e dal governare la Sicilia. Sembra che durante un sogno al re apparve la Madonna, che gli svelò il posto dove suo padre aveva nascosto un immenso tesoro, facente parte di un bottino di guerra,
con il quale però lui avrebbe dovuto costruire un tempio a lei dedicato. Poco tempo dopo, senza indugi, il re Guglielmo II dette inizio ai lavori, facendo costruire, oltre alla cattedrale, anche un palazzo arcivescovile e un chiostro. Erano gli anni fra il 1172 e il 1176. Vi fece giungere dalla Campania e precisamente dalla badia di Cava, sulla costa amalfitana, 100 monaci con il loro abate Teobaldo, al quale fu dato il titolo di signore della città. In seguito Monreale fu eletta a cattedrale metropolitana, che col passare del tempo, fino ad oggi, ha potuto avere 54 arcivescovi e fra questi 14 cardinali della Chiesa. Entrando in questa cattedrale si rimane estasiati dalla sua bellezza. 1800 chili d'oro in zecchino sono stati fusi per raccontare la meravigliosa storia cristiana che ogni angolo del Duomo riflette al minimo raggio di luce, grazie ai finissimi mosaici che la rendono celebre nel mondo. Questo organo a canne, costruito recentemente intorno al 1960, si compone di 8.000 canne che possono essere suonate sia da due tastiere poste dietro l'altare maggiore che da due poste nella parte di destra e di sinistra della chiesa. È l'unico organo italiano ad avere una console con 6 tastiere. Können wir das Gesicht vom König zusammen bewundern, ne? In einer schönen profanen Darstellung. Sie können auch in der Mitte. Circondata da montagne, la città di Palermo, proprio per questo abbiamo un clima particolare, un microclima, ovviamente con qualche eccezione, ormai il tempo è diventato un po' pazzerello, si hanno i frutti un poco dopo, ecco, maturano un po' dopo rispetto ai normali mandarini. Palermo mit schönen Pflanzen und Bäumen noch, questo borgo esteso con un promontorio sul lato destro con una forma molto particolare, Capo Zafferano e il Monte Catalfano, e l'altro promontorio sul lato sinistro, il Monte Pellegrino che abbiamo ammirato proprio alla partenza dal porto. Vi è il santuario della Santuzza, così definiamo la nostra santa patrona Rosalia. Secondo la tradizione,
ma anche secondo in realtà le fonti storiche a nostra disposizione, Rosalia Sinibaldi aveva l'intenzione di vivere da eremita, ha avuto l'intenzione di vivere da eremita all'interno di questa grotta. Rosalia Sinibaldi, il suo periodo, il periodo in cui visse a Palermo, il periodo dei Normanni, a cavallo tra il 1130 e il 1170. Gli esperti sono sicuri del giorno della morte di Rosalia, il 4 settembre 1170. La sua vita è una vita particolare, figlia di una ricca famiglia di nobili. Il padre voleva garantirle un futuro di ricchezza, voleva farla sposare a un ricco nobile, ma Rosalia aveva invece in mente soltanto Dio e la preghiera, voleva diventare monaca. Il padre non voleva, per questo Rosalia scappa dalla casa del padre. Dopo varie peregrinazioni raggiunge Monte Pellegrino, trova questa grotta e lì decide di restare all'interno di questa grotta, di vivere lì da eremita in contemplazione e in preghiera, questo fino al giorno della morte. Questa è la storia reale di Rosalia Sinibaldi, questo secondo numerosi documenti a disposizione degli esperti. È la strada più importante della città, Corso Vittorio Emanuele, la cattedrale di Palermo è proprio lì vicino, vicino alla porta, dove è stata edificata al posto di un'altra porta più antica, la città, quell'aquila riprodotta nelle maioliche gialli, verdi. Ora noi dobbiamo per forza svoltare a destra e poi porta nuova. Comunque rivedrete da vicino nuovamente la porta nuova. Palazzo Reale Normanno, oggi sede del Parlamento siciliano. Da vicino con questa allegoria di questa battaglia di cui vi parlavo, Villa Bonanno con tante palme, e anche qui sono stati trovati numerosi resti del periodo romano. Questa era l'antica città del periodo romano, la Paleopoli, e quella che si apre di fronte a noi dove vi è l'odierna cattedrale invece è l'antica Neapoli, diciamo la parte nuova della città del periodo romano. Ok, possiamo scendere, possiamo andare, ok, via. Opera all'interno.
La cupoletta della navata meridionale ha un foro da cui a mezzodì un filo di luce va ad illuminare un segno zodiacale della meridiana. L'urna che custodisce le sacre spoglie di Santa Rosalia venne realizzata da maestri argentieri palermitani su disegno di Mariano Smeriglio. Sul frontone della porta principale vi è lo stemma della Casa Reale del Tempo, sostenuto da due angeli. La lapide sottostante riporta l'anno 1801. Santa Rosalia. Sehen Sie, auf der rechten Seite ist die Fassade vom Justautwurde.